Ragazze, avete mai sentito parlare di creme capillifere? Sì, proprio così, creme per capelli. Noi siamo abituate ad applicare quotidianamente, mattina e sera, una crema per nutrire la nostra pelle. Però in realtà anche i nostri capelli hanno bisogno di cure, di idratazione e quindi di una crema. Per questo che Fito ha nella sua gamma due prodotti, due creme da giorno per i nostri capelli. Si tratta della Fito 7 e della Fito 9. Come sapete, i nostri capelli sono caratterizzati da un film idrolipidico che lo proteggono dalle aggressioni esterne, come possono essere per esempio gli agenti atmosferici. E quindi questi agenti atmosferici possono seccare il nostro capello, possono renderlo crespo, opaco, difficile da gestire, quindi anche in fase di styling. Per questo nel vostro beauty non deve mancare una crema capillare perché sono ricche di sostanze nutritive e ricostituenti, quindi vanno a agire all'interno della nostra fibra capillare. Queste di Fito sono creme molto ricche, per niente grasse e preservano il tasso di idratazione del nostro capello senza andare ad appesantirlo. Le creme di Fito non sono prodotti biologici, però vi assicuro che hanno, almeno queste due, hanno ottimi inci. Quindi, tra l'altro, non troviamo all'interno dei condizionanti, ma troviamo le mucillagini vegetali, che sono è la parte più attiva di una pianta ed è quella che aiuta a trattenere l'acqua, quindi quella che ci permette di evitare di seccare il capello. Allora, si chiamano Fito 7 e Fito 9 in base al numero di piante presenti all'interno. La Fito 9, per esempio, è composta da olio di macadamia, che è ricco di acidi grassi e quindi va a nutrire il capello senza appesantirlo. Poi comunque ci sono anche tanti altri estratti vegetali come la soia, la calendula, la bardana, la mucillagine vegetale, che vanno ad agire all'interno della fibra capillare e ripristina la quantità d'acqua che è contenuta nella cheratina. La Fito 7 invece ha sette piante idratanti e rigeneranti come la malva, la calendula, la salvia, la bardana, il salice, la soia e il rosmarino. La Fito 7 è consigliata per i capelli secchi, mentre la Fito 9 è consigliata per i capelli ultra secchi. Io in verità le utilizzo in base alle esigenze, però se proprio devo scegliere tra le due, preferisco la Fito 7. Ve ne faccio vedere come si presentano. Qui sono 50 ml, sembra poco, ma in realtà vi dura un bel po' perché dovete applicarne veramente una piccola quantità, altrimenti rischiate di appesantire inutilmente il capello. Ha questo tubetto che tra l'altro non c'è bisogno poi di tagliare perché, come potete vedere, riuscite veramente a prendere tutto il prodotto. Io li ho terminati, quindi devo andare a riprenderli. Tra l'altro, questi li potete trovare tranquillamente nelle parafarmacie e il costo è di 14,90 euro, però potete trovarli anche a 11 euro, insomma, poi dipende dagli sconti nelle vostre farmacie. Allora, come vi dicevo, questa si applica una piccola dose di prodotto sui capelli asciutti o comunque ben tamponati, insistendo particolarmente sulle punte. E il risultato qual è? Vi dà subito, i capelli risultano essere morbidi, risultano essere lucidi e molto più nutriti, soprattutto se applicate il prodotto quotidianamente, i risultati potete vederli, nel corso della settimana. E quindi, se avete capelli crespi, veramente questo vi consiglio di acquistarlo, almeno di provarla. È un prodotto che io sinceramente non posso fare a meno, soprattutto perché qui da me c'è spesso tantissima umidità, quindi praticamente i miei capelli diventano super crespi e questo prodotto mi aiuta a tenerli a bada e a farli, insomma, restano belli morbidi, nutriti, setosi. Quindi per quel prezzo, quindi per 14 euro, vale la pena provarli, anche perché, come ho già detto prima, è un prodotto che vi dura, insomma, almeno 2 mesi,
Ecco, dipende poi quante volte lo applicate. Comunque questa è consigliabile applicarla la mattina, proprio come una crema. E niente, quindi spero di esservi stata utile e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!